villaggio è stato molto difficile. Credevo che il viaggio mi avrebbe riempito di una sorta di un senso di realizzazione. Invece l'urgenza che mi ha spinto a partire è presto svanita, lasciando il campo a domande e a tanti dubbi. Se fossi stato avventato, se avessi commesso un errore. Gli altri al villaggio pensavano che fosse un mio desiderio, una mia decisione. Ma io non l'ho mai pensata così. No, non è stata una scelta, è stato un obbligo. Perché se non io, chi altri? Allora, bentornati con quest'altra puntata. È un puma. E vabbè, abbiamo cacciato un altro animale. Signorina. Cos'è questo? No! No, siamo morti. No, però io ci voglio ritornare. Sei mai stato al magazzino? Oh. È il posto dove i veritori vanno a combattere con gli altri, gente della loro risma. Hai presente? Madonna, mi ha fatto spaventare. Sto qui. Madonna. Di nuovo? Me lo fai apposta allora! Allora, cerchiamo di non cadere una terza volta. E se non mi incavolo. Di nuovo. Oh. Cioè, dentro la pietra. Vabbè, saliamo sopra quest'albero. No, là sotto. Come cacchio si fa? No. Che fregatura. E mo? Dove mi trovo? Ma perché mi sposti? Perché? Ce l'ho fatta! Madò! Ok, questa è la fossa della morte.
Ci troviamo di fronte a questo. Gingilli. Ma è una grotta! E io mi sono fatto tutto quel salto per niente! E dove si trova sta grotta? No, vabbè, non ci posso credere. No, non ci posso credere. Qui. Si trova lassù. Allora noi ci troviamo qua di fronte e si trova lassù. In poche parole, vi dovreste fare tutta la scampagnata sopra quel coso. E arrivare fino là, se vogliamo possiamo anche vedere. Non so perché certe volte con lui fa delle cose strane. Bisogna salire qua sopra. Qua sopra c'è questo grande masso. E vabbè, ma poi come si fa a scendere? Ecco come si fa a scendere. E la grotta si trova qui. Vi ho mostrato come scendere e come arrivare fino a qui. Facciamoci di nuovo il tuffo. Ok, questa è la fossa della morte. Ci vediamo con la puntata della storia.